Questo è un momento particolare, siamo di fronte a degli avvenimenti di carattere politico importanti, non solo per noi che qui rappresentiamo una lotta che ha quasi 30 anni di vita, ma per tutti i cittadini e cittadine in Italia e anche oltre, possiamo anche dire anche in Europa. Quindi siamo seguiti con particolare attenzione in questo momento perché ci rendiamo conto che la Torino Lione rappresenta una questione sulla quale molti investimenti sono stati fatti dalle cittadine e cittadini in lotta, da tutti i cittadini in genere e dalla politica a qualunque livello noi la consideriamo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che, a come ci muoviamo tutti, perché è un'opera da Torino-Lione, per rimanere sul nostro tema, che ha un'importanza dal punto di vista economico sostanziale. È considerata a livello europeo uno dei più grandi investimenti infrastrutturali. Naturalmente noi abbiamo dei giudizi molto chiari e possiamo, dando poi inizio un po' anche al nostro ragionamento complessivo, possiamo definirla un'opera senza senso. E vorrei richiamarmi alla parola senso per affermare che se questa è un'opera senza senso, le nostre azioni sono azioni di buon senso. Sono certo azioni di lotta, ma nel senso giusto. Buon senso significa correre verso una destinazione buona, non solo per chi la conduce, ma per chi vi assiste, per chi ne avrà delle ricadute. Questa è un'affermazione che vorremmo che fosse considerata in tutto il suo valore semantico e non solo come uno slogan, assolutamente. Questo è quello che crediamo. Allora, noi qui abbiamo lanciato questa conferenza molti giorni fa e soprattutto abbiamo lanciato più di 4-5 settimane fa, forse di più, la manifestazione di sabato 19, quindi la conferenza è stata organizzata per darvi notizie di questa manifestazione, considerare le ragioni. Negli ultimi mesi ho vissuto nella mia cittadina, che è una cittadina che ha parecchi problemi, una serie impressionante di sfratti, gente che non può pagare, gente che non può affrontare quello che è il livello base di vita. Quindi vedere di nuovo, percepire questa spesa che ormai tutti riteniamo assolutamente inutile è una cosa che ci spinge a manifestare anche oggi. E soprattutto sabato la nostra posizione. Riteniamo che soldi pubblici debbano essere spesi in modo diverso. Questo è il mantra che ormai ci ripetiamo, che ribadiamo con forza. Quindi le amministrazioni della Valle di Susa sono intenzionate a ribadire con la loro presenza questo tipo di necessità. Abbiamo anche critiche fortissime sul progetto, un progetto nato male, condotto in modo disarticolato, nel senso che tutte le questioni relative anche alla gestione vera e propria dei cantieri, l'abbiamo visto col cantiere della Maddalena, è stato fatto con delle scelte tecniche assolutamente discutibili. Secondo la dichiarazione dei promotori, in particolare di TENT, ormai tutto sarebbe compiuto, non ci sarebbero più altri passi da fare e che quindi non si sa bene quale cosa dovrebbe ancora capitare per dare inizio ai lavori. Beh, noi sappiamo benissimo invece che i lavori non possono iniziare, non possono partire e in particolare la questione che più interessa in questo momento la Val di Susa è la famosa variante, ossia la costruzione praticamente di una strada, di uno svincolo autostradale che è indispensabile per far partire il cantiere, quello vero della costruzione del tunnel. In realtà noi sappiamo invece che i lavori definitivi, e di questa variante ne fa parte, i lavori definitivi che il TELT ha dichiarato essere ormai pronti per partire il 22 marzo 2018, si basano su un'autorizzazione CIPE, la 30 2018, che non è ancora approvata dalla Corte dei Conti e non è stata pubblicata, quindi già quello impedisce questo. In più, l'autorizzazione CIPE 67 2017, che è uscita nell'agosto del 2017, ma che in realtà è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione della Corte dei Conti, e questa è stata approvata nel 2018,
si basa su dei presupposti non legittimi, perché non previsti dagli accordi tra l'Italia e la Francia. E in particolare il presupposto che non è legittimo è quello di aver trasformato gli accordi tra l'Italia e la Francia, che sono accordi tra due stati trasformati dopo la ratifica dei rispettivi parlamenti in leggi dello Stato, non prevedeva quello che invece la legge di ratifica degli accordi, degli ultimi accordi, e in particolare quello che viene richiamato nella delibera CIPE del 66-2017, non prevede la definizione di lotti costruttivi, ma invece, cioè ha introdotto la definizione di lotti costruttivi invece della definizione che è prevista negli accordi di lotti funzionali. Cioè, cos'è un lotto costruttivo? Un lotto costruttivo è un piccolo lotto da un punto A a un punto B che si fa indipendentemente da quello che può servire funzionalmente. Se io faccio la galleria di 50 km, 3 km di galleria sono un lotto costruttivo, mentre gli accordi con la Francia, scritti da moltissimi anni tra l'altro, parlano di lotti funzionali. Tutto questo già ha inquietato la Francia, che poi magari tornerò anche su questo argomento, che non è affatto disponibile a realizzare l'opera per tanti motivi, e poi voglio tornare sopra. E quindi questa esaltazione da parte dei promotori, Telt in primis, di dire e far scrivere sui giornali che ormai tutto è pronto, si può andare avanti tranquillamente, sono puri lanci pubblicitari, per una commedia possiamo definirla, per mantenere accesa l'attenzione dei promotori, e non solo dei promotori, a tutti quelli che sostengono l'opera, dicendo state tranquilli, la cosa va avanti. Non è così. Sul versante francese, la realizzazione della linea, lasciamo un attimo da parte il tunnel, è stata rinviata, la decisione sulla eventuale realizzazione della linea è stata rinviata in pratica sine die, dopo il 2038. Sul versante italiano anche, va sempre detto, nonostante i problemi, ribalta, tunnel e controtunnel e così via, ma in sostanza è stato dichiarato e deciso dal governo ancora in carica, se vogliamo, anche se solo per affari correnti, che non c'è bisogno di una nuova linea sul versante italiano, tunnel a parte, perché bastano alcuni lavori che consentono di utilizzare la linea esistente. Alcuni più importanti, come la deviazione per arrivare fino ad Orbassano, altri di adattamento sulla linea ancora da definire o quant'altro. Quindi è stato di fatto riconosciuto che il progetto iniziale dichiarato, sbandierato, recitato, urlato, in sede politica c'era chi si stracciava le vesti e così via, non sta in piedi. È stato mille volte citato, ormai anche in termini, come dire, comici, il fatto che uno stesso documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha detto che effettivamente i dati relativi al trasporto sono molto diversi da quelli sulla base dei quali erano state assunte le decisioni fino a oggi, e che saranno gli storici del futuro che valuteranno se questa decisione era il caso di farla oppure no. Questo è il paradosso dei paradossi. Allora, sono gli stessi proponenti che si rendono perfettamente conto che questa cosa non sta in piedi, punto. Rimane però un mostro sacro che è il tunnel di base, perché la motivazione sostanziale che viene portata non è di natura razionale e tecnica, ma è legata al fatto che c'è un accordo internazionale per farlo. E dunque ci siamo impegnati, quindi lo facciamo lo stesso. In termini di razionalità ordinaria, non c'è bisogno di essere degli ingegneri, dei professori che altro, è piuttosto ovvio che è insensato, se ho una linea su cui erano stati fatti dei conti e giudico che non è più necessario fare il potenziamento così come era previsto all'inizio, ha meno senso che mai farne la tratta centrale, perché è ovvio che non ha senso avere una tratta centrale con una capacità di 300 treni al giorno quando il resto della linea ne può portare 120, perché comunque quelli che potrebbero passare sono quelli, punto. Questo tratta centrale corrisponde ad un costo previsto a prezzi aggiornati all'estate scorsa da parte del CIPE secondo i criteri che sono presenti nell'accordo tra i due paesi, e corrisponde a circa 9 miliardi e 6, i prezzi dell'anno scorso 9 miliardi e 5, esatto. Quello che è. Benissimo. Questa è la situazione. Allora, si rendono conto coloro che hanno avuto fino ad oggi responsabilità di decisione che non ha senso, ma per motivi fate voi,
ritengono che il pezzo centrale comunque sia da fare. Come il matrimonio dei bravi, questo matrimonio non sa da fare, in questo caso il matrimonio sa da fare, punto e basta. Si rendono conto comunque che questa roba non sta in piedi, tanto è vero che il versante francese non ha ancora definito come finanziarlo, dice sì, il tunnel è sacro, però devo ancora decidere come lo finanzio, volendolo possibilmente finanziare con entrate extra rispetto a quello che è il normale bilancio dello Stato. E a questo punto l'altra parte ha riconosciuto che in realtà i numeri sono quelli che noi abbiamo sempre richiamato, che peraltro sono reperibili, non sono noi che ce li siamo inventati noi. La realtà tragica, di natura non tecnica, è che per la politica, una buona parte della politica, vedremo d'ora in avanti, per una parte notevole del sistema politico, il merito dei problemi è secondario. Un esempio di questa realtà lo vedete sull'addosso di uno degli elefanti qui dietro, riguarda Firenze. Anche quando ti dicono ma adesso abbiamo cominciato, non avrà senso, però ormai abbiamo fatto, siamo pronti, Telt è lì per vuol fare gli appalti, siamo pronti, quindi ormai. A Firenze c'è una storia simile, il sottoattraversamento di Firenze, la stazione ferroviaria, la stazione sotterranea Foster, cosiddetta. Bene. Anche qui non aveva senso fin dall'inizio, Il governo, quello ancora in carica, ha riconosciuto che, guarda un po', non aveva senso. Il fatto è che nel frattempo avevano già scavato il buco però e fatto la scatola di cemento. Per cui attualmente quella non sarà una stazione dell'alta velocità. L'alta velocità a Firenze continuerà in superficie così come succede oggi. Però c'è un buco e c'è una scatola di cemento e adesso ci sono voli pindarici per capire cosa se ne fa di quel buco e di quella scatola di cemento, stazione sotterranea di autobus, chi lo sa. Però questo per dire che la situazione nel merito era evidente. A un certo punto è stata riconosciuta, tanto più che i problemi di bilancio ce ne sono, e infatti chi fa il pubblico amministratore lo sa benissimo quanto gravi sono i problemi di bilancio, nonostante fosse già stato buttato via un sacco di soldi per fare una cosa inutile, si è deciso di interrompere il resto, perché va bene, abbiamo sprecato soldi fino ad oggi, evitiamo di sprecarli in futuro. Per il tunnel fino a ieri questo discorso non è stato fatto, ma questa è la realtà, questa è la realtà. E non c'è nemmeno molto da dibattere, non si riesce mai a trovare qualcuno con cui dibattere nel merito, perché o c'è qualcuno che recita degli slogan ideologici sul fatto che ne so, le solite stupidaggini che vengono dette, siamo tagliati fuori, l'Europa, il progresso. Quando uno cita numeri, tonnellate e così via, non ti trovi nessuno con cui dialogare, perché sono tutte posizioni insostenibili. Questo tipo di investimento non è sostenibile da nessun punto di vista. In passato, per tirare fuori questi numeri meravigliosi, sulla base dei quali si diceva che quest'opera era assolutamente indispensabile, sono usati dei trucchi da baraccone, dico io, solo che quei trucchi li vede chi entra nel merito del modello matematico che viene usato. Il grosso pubblico non li vede, nelle dichiarazioni pubbliche questo non entra, quali parametri si usano non è che uno lo dichiara, ti viene dichiarato il risultato finale che motiverebbe chissà che. Uno va a vedere come si ottiene quel numero lì e c'è da vergognarsi in termini di professionisti che lo tirano fuori quel numero lì, però se sono pagati questa è la motivazione. Oggi come oggi viene riconosciuto che questa roba non sta in piedi, rimane un altro mostro sacro che è lo scalo di Orbassano. Comunque sia, questi treni mitici che dovrebbero passare andranno sulla linea storica, ma ci sarà una deviazione per arrivare a raggiungere lo scalo di Orbassano. È una delle tante opere, quello scalo, di cui l'Italia è disseminata, di cose sbagliate nel posto sbagliato. Se avessero avuto ragione loro, il luogo dove fare lo snodo era a est di Torino, non a ovest di Torino, perché questa linea era sempre stata venduta come la linea che attraversa dal sud delle Alpi l'Europa per connettere la parte occidentale con la parte orientale e oltre. Allora, se così è, un eventuale scalo che interessi Torino sta dal lato di là, non dal lato di qua, ma per motivi che non è il caso di sviluppare adesso, quelle erano le zone su cui andare a fare
questa operazione. Per cui se voi guardate la cartina trovate questa linea che deve essere efficiente, diritta e così via, che a un certo punto fa questa sorta di gobba verso il basso per passare Orbassano. Nel fare questo bisogna anche fare un po' di galleria, bisogna passare in terreni urbanizzati, bisogna fare degli sconquassi. Il paradosso è che però in politica, quella che conosciamo da sempre, il merito delle questioni è marginale. Ci sono altre motivazioni che vengono prima, lasciamo perdere quali, come e perché. Quindi la situazione sostanzialmente a oggi è questa. Ora, il futuro lo vedremo da ora in avanti, in termini ragionevoli, nell'interesse del paese, di chiunque che viva in Piemonte o che viva in Sicilia, questa roba deve essere bloccata, deve essere cancellata. C'è un esempio interessante in Francia: il governo Macron ha cancellato il progetto di Notre-Dame-des-Landes, che ha avuto una storia parallela, simile un po' a quella qui, con mobilitazioni di popolari e militarizzazione e quant'altro. A un certo punto dice: ma no, non lo facciamo. Caspita, potevi capirlo prima, però almeno a un certo punto l'hai detto. Bene, bisogna fare la stessa cosa in Italia. La manifestazione che facciamo riguarda la Torino-Lione, ma non riguarda la parte transfrontaliera, perché riguarda la costruzione di una nuova linea con un tunnel che passa dalla Val di Susa e arriverà poi tramite un tunnel sotto la collina morenica da Rivoli, Rivalta di Torino, Orbassano. Il governo dice che ha stanziato i fondi, naturalmente tutto ciò appare verosimile, perché poi i fondi stanziati possono essere anche modificati, stanno facendo. Però la motivazione della manifestazione è certamente notabile nel suo insieme, ma riguarda particolarmente quella parte della Val di Susa che poi scollina verso Orbassano. Una precisazione in più sulla questione della Francia. La Francia, la più grande opposizione francese è espressa dalle alte amministrazioni, a partire dalla ponti e strade, dalla direzione della finanza, dalla Corte dei Conti, che sono più di 20 anni che hanno affermato con argomenti il perché la Francia è contraria. Quindi le affermazioni dei vari ministri, compreso anche Macron, che in una certa circostanza ha detto la dovremmo fare, sono affermazioni d'occasione, non di fatto la Torino-Lione non è una linea che la Francia interessa in questo senso. Ci sono degli accordi, esistono, solo per rispondere, la giornalista della Repubblica che ha fatto un titolo riferimento a Chiamparino, che non è tanto contento di quello che sta capitando, ha detto che ci saranno delle penali da pagare. Non è vero quello, assolutamente non è vero. Quindi questo è puro terrorismo informativo. L'ANSA l'ha abbattuto ieri alle 17:32. L'Italia è deferita alla Corte dei Conti, la Corte dell'Unione Europea per elevati livelli di PM10. Questa cosa qui è di una gravità, era attesa questa, tutti l'attendevano, soprattutto quelli più informati, ma è di una gravità enorme. Tanto per dare un'idea, i 10 milioni di penale immediati corrispondono alla prima tranche delle compensazioni per la Torino-Lione. E quindi ecco che l'Italia, se dovesse prendere i 10 milioni per le compensazioni, le deve già pagare all'Unione Europea, per una partita di giro in qualche maniera. Però noi sappiamo che queste multe, che può darsi che verranno in qualche maniera attenuate a seconda delle decisioni che verranno assunte a livello della regione Piemonte, Lombardia, Veneto, parte della Romagna e forse dal governo, quando ci sarà e saranno in grado di farlo, possono variare da cifre dell'ordine di 40.000 euro di penale al giorno a 700.000 euro di penale al giorno. Quindi per 10-15 anni, vedete bene le cifre. Allora, quello che noi abbiamo immaginato subito è che le necessità, mi riferisco a quello che è stato qui detto, le necessità dell'Italia, dei cittadini, sono altre cose che le grandi opere. Noi vogliamo la salute, vogliamo curare la nostra salute attraverso una mobilità di tutti i generi diversa, e qui c'è già subito una risposta in termini di denaro a quali potrebbero essere le scelte che dovrebbero fare i governi illuminati e attenti ai bisogni dei cittadini. Nella nostra valle si sta scavando un buco, si sta provando a costruire un'opera, ripetiamo, assolutamente inutile,
per far passare delle merci che non ci sono e che mai ci saranno, dall'altro lato per passare quel confine c'è una militarizzazione incredibile, ci sono uomini e donne che vogliono varcare quel confine per cercare la libertà, che sono costretti a morire addirittura per farlo. Quindi ci siamo accorti veramente di essere un territorio, un po' una terra di mezzo da un certo punto di vista, ma un territorio che ha la sua cartina di tornasole sul progetto del TAV. Non è solo una nostra chiusura ideologica, nel senso che ragioniamo solo con quel tipo di lente, è un dato di fatto ed è reale. Quindi per noi fermare quest'opera una volta per tutte, come facciamo ormai da 30 anni, ma continuiamo a fare, diventa una priorità assolutamente importante, che deve arrivare dobbiamo riuscire ad arrivare a mettere il punto fine a tutto questo. Il paese sta andando a pezzi da tanti punti di vista, mi sembra che nessuno abbia delle soluzioni adeguate. La Torino-Lione è la dimostrazione che invece quando si vuole i soldi ci sono, o ci potrebbero essere, i governi decidono, le parti politiche, indistintamente da quelle che sono, in tutti questi anni hanno fatto sì che la Torino-Lione diventasse quasi un'opera autonoma da un certo punto di vista, nel senso che sono cambiati tantissimi governi, ma l'iter è sempre stato quello. Gli unici momenti di stop, gli unici momenti di ripensamento, tra virgolette, anche a livello istituzionale, sono avvenuti solamente quando il movimento No TAV è stato forte ed è stato in grado di fermare anche fisicamente l'avanzare dei cantieri. Abbiamo visto nelle proposte del contratto di governo che si dà in questo momento, la parte relativa alla Torino-Lione, ci interessa riuscire a capire cosa succederà, cosa sarà. È importante riuscire ad analizzare questa cosa, perché siamo di fronte a una cosa forse anche storica da un certo punto di vista, ma per noi è inaccettabile pensare che la Torino-Lione possa essere fermata, e questo ce l'auguriamo assolutamente, ma senza merci di scambio, nel senso che crediamo che il sistema delle grandi opere nel suo complesso vada fermato. Vicino a noi c'è il terzo valico, che rientra in questo progetto ma non nello stop di quell'opera. Ma se andassimo a rifare veramente le analisi costi-benefici della maggioranza delle grandi opere del paese, poi io non sono titolato per dirlo, però siamo sicuri che buona parte delle grandi opere risulterebbero realmente inutili. Le opere di cui il paese ha bisogno sono tante altre, sono molto più semplici. Dell'indizione della manifestazione abbiamo parlato di buonsenso, parlare di buonsenso a volte vuol dire tutto ma non vuol dire anche nulla. Per noi, secondo me, la declinazione del buonsenso che diciamo di utilizzare è quello a cui siamo abituati tutti, nel senso che quando i soldi non ci sono il buonsenso dice che certe cose non si possono fare, ed è purtroppo uno sport sempre più diffuso che dobbiamo praticare noi tutti. Ma dall'altro lato anche il buonsenso nostro, che abbiamo imparato nel tempo, che è quello della lotta. Noi pensiamo che lottare contro l'alta velocità, fare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, che ci sono costati anche numerosi problemi dal punto di vista giudiziario. Arriviamo a questa manifestazione dopo l'ultima condanna alla Corte di Cassazione per il maxi processo No TAV, che ha visto delle condanne che man mano sono scemate, ma sono rimaste in maniera importante. Anche il buonsenso di opporsi è importante. Si arriva alla manifestazione con il treno, si lascia la manifestazione con il treno. Questo, se i giornalisti lo scriveranno, daranno una mano, perché è miracoloso, ma abbiamo una linea ferroviaria che funziona, che può fare arrivare i manifestanti a Rosta, li può portare a casa loro da Avigliana. In coda a quello che ha detto Leverizzo, che è stato molto preciso e incisivo, vorrei dire che nella cartellina che voi avete, che la trovate sul sito di Presidio Europa, vi invito anche a prendere il comunicato stampa che abbiamo emesso per questa occasione, c'è un articolo firmato da Marco Ponti, che è questo, che il cui titolo è Basta grandi opere inutili. Ecco la lista della nostra opera, stiamo parlando di Torino, dice: quest'opera sfiora il ridicolo. È interessante perché fa l'elenco di tutte le grandi opere, e questo mi consente di dire, riferendomi alla postriccione che ho alle mie spalle, che i No TAV negli anni hanno prodotto tante cose, tra l'altro una categoria immaginaria che grandi opere inutili e imposte. Non esisteva proprio questa categoria.
Noi l'abbiamo inventata, l'abbiamo affermata a livello internazionale, è molto usata in Francia, la chiamano GP2I, grandi progetti, li chiamano gli SDOver. Ora, questa categoria è un immaginario, ma è una categoria che rappresenta bene in tutti i sensi le lotte che si svolgono e non le conosciamo nemmeno tutte, ma qui ne avete un bel esempio. Ecco perché la solidarietà dei cittadini e delle lotte è ben rappresentata, l'abbiamo lanciata noi, è ben rappresentata anche in questa circostanza, alla nostra manifestazione. Noi simbolicamente rappresentiamo tutte le lotte in questa nostra lotta e siamo molto solidari. E questo spero che possa servire come un messaggio. Se siamo arrivati a far scrivere, qui possiamo poi scivolare nell'altro argomento, a scrivere a qualcuno che ambisce ad essere a formare un governo, ad arrivare con certe sicuramente grosse difficoltà a porre per iscritto la questione della Torino Lione, noi sappiamo che è perché c'è una lotta di 30 anni che rappresenta tutte le altre lotte. Sappiate per esempio che Macron, che ha cancellato la Notre Dame de Landes, un piccolo progetto relativamente al suo valore, qualche miliardo, 5-6 miliardi rispetto ai 26 previsti per la Torino-Lione, non l'ha fatto per gentilezza nei confronti di nessuno, perché si è fatto di calcoli, lui è un banchiere di professione, visto che investire i soldi lì significava perderli. E nello stesso tempo, lo dico perché è bene che si sappia le cose, la società Vinci, che avrebbe avuto il contratto, non sarà indennizzata assolutamente, eventualmente faranno un accordo perché la Vinci possa avere qualche altro lavoro in Francia. Però bisogna essere molto freddi e calmi e non esagerare, come dice curiosamente Chiamparino, che è lo specialista della frase esagerumane. Ecco, non esageriamo, stiamo calmi e sicuramente avremo un futuro molto più interessante. Allora, noi siamo in questa circostanza quasi travolti dalle notizie come qualunque cittadino, ma non è una commedia alla quale vogliamo vedere la puntata successiva. Noi questa cosa qui la stiamo scrivendo e altri la copiano. Vorremmo in qualche misura che scrivessero delle cose più complete rispetto a quelle che scrivono. Non sappiamo se quello che ha scritto sarà il definitivo, non ci interessa in questo momento perché non abbiamo dei collegamenti diretti. Noi abbiamo uno slogan che ripetiamo volentieri qui: non ci sono governi amici. Certamente abbiamo una relazione con le istituzioni forti, l'esempio è che è qui rappresentato da Sandro Plano, che è un'istituzione in questo senso. Non forte. Io sono Maurizio Pallessotti del Manifesto, vorrei sapere come valutate il punto programmatico e in particolare il verbo sospendere il nuovo governo. Se posso fare un'affermazione, quel punto è stato scritto, l'abbiamo visto tutti perché in rosso, e c'è una nota all'inizio della pagina 2 che dice che le questioni in rosso sono ancora da decidere, quindi quel punto potrebbe avere un'evoluzione. Questa è la cosa che io mi sento di dire. Beh, sospendere è meno che bloccare, avremmo voluto bloccare, ma sospendere è già un indice di analisi di una situazione che è critica, quindi lo valuto in senso critico, ma può essere affrontato in termini scientifici, nel dire si sospende, si rianalizza senza tutti quei filtri politici che erano stati adottati in precedenza, e se si fa un'analisi seria come speriamo, cioè senza trascinare dei valori tecnici e taroccarli per giustificare un'opera, credo che ci possano essere delle sorprese. Qualcuno diceva che è un problema in cerca di una soluzione in cerca di un problema, che era un po' il tentativo di giustificare una decisione già assunta con delle problematiche di trasporto che non ci sono. Quindi quello sul quale noi confidiamo è che questa sospensione porti ad una analisi vera e di lì ad un blocco di questa opera. Ah, direi che allora, se fossi una persona che entra su questo problema ora e si trova di fronte a questa forte contrapposizione e via discorrendo, io vorrei capirci di più e io farei una cosa semplice, direi fermi tutti, c'è della gente che mi dice che qui non c'è il traffico, altri mi dicono che invece il futuro dell'Italia dipende da queste cose, mettiamo sul tavolo i dati e vediamo che cosa ne emerge e poi decideremo.
questa è la dimensione di qualcuno che sia onesto, non ne sappia nulla e voglia assumere delle decisioni a ragion veduta, senza avere dei bias, come si dice, precedenti. Questo è un passo comprensibile, visto così. Ora, quello che abbiamo detto prima, e i dati che abbiamo, e il comportamento dei proponenti stessi, mostra che in realtà le conclusioni sono facili da trarre, e sono che la cosa più ragionevole da fare è chiudere questa opera, cancellarla. Il modo e i passi con cui si arriva a questo, vediamo. L'importante è che il discorso è, i dati dicono che questa roba non sta in piedi. Quindi sicuramente non bisogna consentire fatti compiuti. Telt adesso sta inseguendo il fatto compiuto. Se riescono ad aprire dei cantieri hanno un argomento in più. Poi se qualcuno ha vinto l'appalto in un cantiere, poi mi chiede i danni se io non gli faccio fare il lavoro. Le nostre parole in questo senso ben riportate da voi possono sicuramente servire ai decisori anche a modificare quella frase. Una delle cose importanti da sapere, perché è bene che si sappia, che gli accordi con la Francia che sono stati ratificati prevedono che i lavori definitivi possono iniziare per accordi ratificati che sono leggi degli stati solo nel momento in cui i tre finanziatori di questa opera, Torino Lione, hanno messo a disposizione tutti i denari necessari, la Francia, l'Italia, l'Europa. Nessuno di questi tre, lo possiamo provare tranquillamente, anche se il ministro in carica ancora dei trasporti del Rio dice che ha i soldi, non è vero, non li ha, perché basta fare i conti. Quindi in questo momento hanno tutto il tempo necessario per mettere insieme i soldi, non li hanno, e la Francia è il primo debitore che non è in grado di mettere il denaro e aspetta, noi lo sappiamo per le interazioni che abbiamo con i francesi a qualunque livello, voglio dire, arriviamo addirittura ad avere interazioni dirette con la ministra Borne, che i francesi aspettano solo un segno per uscire da questo impasse gigantesco, che a loro non interessa. Dove porta questo sospendere? Secondo me sono due le cose importanti. Cosa succede dopo, se quello sarà il termine utilizzato, la formula utilizzata, che, ripeto, rientra in quella cosa, e poi quello che dicevamo all'inizio, che è importante comunque ragionare a 360 gradi. Non ci può essere una merce di scambio, non è che la Torino-Lione no, si può fermare, si può sospendere a discapito di altre cose. È un ragionamento che non assurdo da questo punto di vista, perché se lo spirito è quello positivo, cioè dire andiamo a bloccare tutto quello che non serve, allora blocchiamo veramente tutto quello che non serve, oppure rifacciamo i conti su tutto quello che serve o non serve. Questo il coordinamento NOTAV Valsanguone, quindi principalmente Rivalta Rivoli e Collina Morenica, quindi siamo particolarmente impegnati, siamo stati in tutti questi anni sulla valle e oggi più che mai su un territorio così limitrofo al nostro. Io credo che sarebbe importantissimo riuscire a far passare il messaggio che noi continuiamo a avere come valido uno slogan di fondo, cioè che i soldi, se ci sono, vanno destinati a ciò che serve. Giustamente è stata ricordata la situazione atmosferica di Torino, è una delle città più inquinate d'Europa, vuol dire che è una di quelle città in cui a me non piace fare il terrorismo, ma è una di quelle città in cui i tassi dei tumori legati all'apparato respiratorio sono in crescita. Allora forse, se proprio c'è bisogno di bucare, perché come dico sempre il buco da dipendenza, allora buchino con la metropolitana, facendo una metropolitana come si deve, che arrivi fino a Rivoli Centro e non si fermi demenzialmente a Cascina e Vica, si inneschi con una metropolitana che non sia in linea retta, ma perché si parla di rete dei trasporti, si raccordi alla ferrovia esistente, questo consente di lasciare a casa decine di migliaia di auto e soprattutto fa guadagnare 2 ore di vita al giorno a tutte le persone che devono spostarsi, non il famoso quarto d'ora per 10 persone l'anno che dovevano andare a Lione. Credo che questi siano i criteri che devono guidare delle scelte. Nella mia vita ho avuto occasione di avere piccoli ruoli decisionali, e credo che questo debba essere il grande messaggio che deve guidare chi prende decisioni. Le risorse che ci sono devono essere finalizzate a cose utili e che effettivamente cambino
la qualità della vita delle persone. La situazione atmosferica di Torino è gravemente preoccupante, per cui lasciamo perdere buchi nelle colline moreniche, che sarebbe un disastro dal punto di vista ambientale e idrogeologico. Se è necessario, si buchi dove è necessario, si faccia una metropolitana degna di tale nome, degna di una città importante in Italia e anche nel territorio, nella collocazione geografica europea che riveste. Quindi non l'intangibilità totale e definitiva del territorio, no alla devastazione del territorio, sono due cose profondamente diverse. Ecco, noi della Pianura vogliamo portare forte questo contributo anche alle motivazioni della manifestazione, per cui se proprio c'è spazio per un piccolo slogan, in valle come in pianura sarà dura. Sì, la questione evocata dalla Gianna De Mari vale moltissimo, perché naturalmente un altro degli slogan che abbiamo sempre usato è usare l'esistente. Usare l'esistente è la cosa più nobile che si possa fare. Non c'è bisogno di quest'opera, che questa opera, come tutte le altre, è un'opera al servizio degli interessi di chi le costruisce, queste opere. Questo è chiarissimo, se per qual... tanto che sono arrivati esponenti di importanti, come per esempio la Mercedes Bresso, ad affermare che l'offerta creerà la domanda, ma non la fa solo te, la fanno anche tutti gli altri che fanno le grandi opere, il Terzo Valico, il TAP, tutto. Hanno introiettato questa definizione, l'offerta crea la domanda e con quello si accontentano. No, Telt avrà sicuramente dei dirigenti come Umberto Di Menil, presidente, piuttosto che Mario Virano, direttore generale, che hanno anche dei problemi di famiglia, vogliono, devono raccogliere alla fine del mese uno stipendio. Però possono anche andare in pensione, visto l'età che hanno, e sarebbero tranquillamente pagati delle loro pensioni. Quindi noi diciamo a questi, fermiamo tutto, è un errore perseverare usati a volte in senso opposto. Va sottolineato che le posizioni, prescindendo da chi ci guadagna specificamente e direttamente, la posizione a favore di questa opera e di opere simili è strettamente ideologica. Intendendo per ideologico una posizione non basata su fatti e ragionamenti, ma su degli a priori. Le affermazioni che vengono fatte, il progresso non si può fermare, è un'affermazione ideologica. Cosa vuol dire? Il progresso vuol dire fare i buchi sotto le montagne, oppure sono i telefonini di ultima generazione o cosa, no? Il progresso non si può fermare, oppure le altre, il fatto che appunto la crescita dell'economia richiede queste cose. Noi abbiamo un sistema economico globale in termini razionali che risulta insostenibile, questa è una cosa quasi assodata, non è proprio come per la Torino-Lione, ma siamo lì. Queste posizioni sono strettamente ideologiche, come se fossero dei sacerdoti di una religione fortemente dogmatica, non si basano né su analisi di fatti né su ragionamenti. Punto. E sono stati sostenuti e propagandati attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazione, perché questo modo di organizzarsi e di vivere è quello che coinvolge un po' tutti. C'è chi ha il massimo dei vantaggi, chi ha dei vantaggi modesti, chi non ha nessun vantaggio e spera di riuscire ad averlo, ma complessivamente è un sistema che non funziona. La presentazione, la narrazione di questa vicenda è fatta a priori sulla base di un assunto che era forse più comprensibile alla fine del XIX secolo. Marinetti era anche l'esaltazione della guerra, cioè il modo è quello conflittuale, non fermarsi, diventa queste cose, la natura è un ostacolo e via discorrendo. Sono posizioni strettamente ideologiche, da sempre. E queste stesse posizioni ideologiche sono quelle che hanno avuto l'ardire di tacciare di ideologismo posizioni le altre che si basano sui dati, per cui ho un piccolo dossier con le curve, queste cose noiosissime che mostrano che il ragionamento non sta in piedi. Come sta il movimento e secondo te se i processi e accuse del terrorismo, di cui hai detto, ma c'è stata in qualche modo hanno contribuito a ridimensionare il movimento? Perché quello che si sente dire è che qualche anno fa il movimento era più forte. Come rispondi a questa cosa? A livello storico faccio fatica a ricordare un movimento popolare così lungo, longevo e soprattutto che ha tenuto sempre la stessa posizione, diciamo, non è sempre rimasto dalla parte
dell'opposizione. La stretta repressiva è stata forte e sicuramente ha inciso. Io ci tengo sempre a ricordare che il movimento No TAV non è fatto solo da persone che hanno anche altre attività politiche, cioè militanti politici o quant'altro, ma da persone comuni. Siccome la politica ha fatto, diciamo che con noi non ci ha mai azzeccato, la tecnica non ce l'ha mai fatta, la scienza nemmeno, è andata avanti la magistratura, e la magistratura invece ha degli strumenti chiaramente per intimorire molto di più e per portare dalla sua parte la ragione, scrivendola nei tribunali chiaramente, non nella storia. Dall'altra parte, voglio dire, anche il cantiere è stato fatto in un punto particolare insomma, che il movimento avesse difficoltà ad arrivarci. Mi viene la battuta che facciamo sempre, che più anche il resto dell'opera che oggi c'è, più progettata da un ministero dell'interno che da uno dei trasporti, perché eravamo più noi il problema che altro. E quindi a noi fa interesse continuare a essere quel problema, però chiaramente gli anni passano e quindi ci sono anche i momenti in cui prendiamo fiato. E poi la lotta No TAV è fatta da tante tante cose, non solamente dai momenti forti, quelli che vanno sui giornali, ma da una quotidianità importante, fatta di studio, fatta di attività, fatta di volantinaggi, fatta di tantissime cose, da una bandiera sul balcone. E quindi quella è la vera forza che poi ci porta nei momenti importanti ad esserci e tentare di portare a casa anche il risultato nostro quando è il caso. Venite a vedere il Festival dell'Alta Felicità che si tiene tutti gli anni adesso a Venaus, e si scopre un mondo che si pone in modo magari anche ingenuo, anche naif, ma si pone dei temi che sono di assoluto valore e che vengono anche riportati nei programmi della politica. Quindi questa pressione, magari anche ideale, magari anche ingenua, a qualche riflessione l'ha portata a tutti i livelli, specie anche nelle amministrazioni. Quindi. Non sarà una frase scritta su un foglio che ci ferma. Avete capito, no? Voglio essere più chiaro. Non sarà la frase scritta su quel foglio che è apparso grazie a colori rosso, giallo, blu, non sarà quello che ci ferma, nel senso che noi andiamo avanti non solo per difendere la nostra lotta che non si è fermata, ma per difendere anche le altre lotte. Questo lo diciamo chiaramente, che sia molto un avviso ai naviganti governativi, perché le operazioni che stanno mettendo in piedi saranno oltre il nostro sapere e al di là delle nostre mani, voglio dire, non possiamo, delle nostre orecchie, dei nostri occhi. Però una frase non ci fermerà.